tutti, il video di oggi è dedicato alle persone che soffrono di epilessia perché questa dieta vi può aiutare e molto. Metterò un link nella descrizione. Ma adesso cominciamo con la mia ricetta natalizia perché la settimana prossima sarò in seconda luna di miele dopo 20 anni di matrimonio e non cucinerò. Ecco la panna cotta. Scalda mezzo litro di panna, un cucchiaio di dolcificante in polvere e un po' di vaniglia. Io utilizzo un bacello, ma puoi usare anche i semi, l'estratto o l'essenza. Mentre mescoli, lascia 5 g di gelatina in foglie a bagno in acqua fredda. Dopo circa 10 minuti sarà morbida e ti permetterà di dare al tuo dolce la giusta consistenza. Poco prima di raggiungere il bollore, elimina il bacello di vaniglia, poi strizza e aggiungi la gelatina. Mescola ancora un po' e la tua panna cotta sarà pronta per essere messa negli stampi di silicone. Non dimenticarti di toglierla dal freezer 3 ore prima di servirla e, per non avere problemi, scongelala direttamente in piatti individuali. A noi piace mangiare la panna cotta con i frutti di bosco, ma anche con del cioccolato fondente grattugiato, del caffè o della cannella, sarà buonissima. Questa è la nostra panna cotta natalizia, pronta per essere messa nel congelatore. Ricordatevi sempre di mettere qualcosa di rigido sotto, così la potrete trasportare fino al frigorifero. Grazie e buone vacanze a tutti! Thank you.